Sindaci in rivolta contro i nuovi tagli messi in campo dall'ASL. Una riunione urgente e straordinaria è stata convocata questa mattina presso la sala consiliare del comune capoluogo per chiedere un incontro immediato al manager dell'azienda sanitaria locale, Sergio Florio. La nuova sforbiciata riguarda l'assistenza a domicilio. 1.100 pazienti che ne usufruiscono, spesso malati gravi o terminali, rischiano di rimanere senza cure e costretti a recarsi presso i plessi ospedalieri. Oltre ai malati c'è anche il problema dei 200 addetti della cooperativa che si occupa dell'assistenza su tutto il territorio irpino e che potrebbero perdere il lavoro. Alla rabbia dei sindaci e degli addetti al settore si aggiunge quella delle famiglie dei malati. Sono una cittadina di questa provincia che ha il problema di una malata allettata da 5 anni con gli esiti di un ictus, quindi con tutte le problematiche che possono derivare dall'essere allettato, tra cui una piaga da decubito che è stata curata in maniera egregia dalla cooperativa perché io ho attivato la pratica ADI dell'assistenza domiciliare. Quindi ho l'assistenza di 3 accessi dell'infermiere e di 3 del fisioterapista, perché la malata è allettata e chiaramente deve essere anche un po' mobilizzata. Stamattina vengo a sapere all'improvviso che l'ASL, nella persona del dottor Florio, ha chiuso tutte le pratiche. Cioè, ma mi chiedo, ma queste persone che cosa devono fare? Devono morire così a casa loro? Ho chiamato l'ASL e mi è stato detto che il dottore Floria ha preparato, non so, l'ASL hanno preparato delle lettere in cui si comunica la cessazione e si dice di portare questi malati in un hospice a Solofra. E come la prendo io? Una persona allettata la metto in un'ambulanza e la porto lì. Ma il dottore Florio l'ha capito che queste sono persone e non sono pratiche, sono persone e hanno bisogno, oltre che delle cure mediche, di amore, e solo una famiglia gliela può dare per andare avanti. Io mi auguro che la situazione si risolva, perché nella mia situazione si trovano tante altre famiglie e questo è uno stato sociale in cui si dovrebbe garantire la salute della persona, anche nella fase terminale della vita, anche per un bambino che ha problemi oncologici. Mi auguro che veramente si risolva, se no veramente è vergognoso, è la fine dello stato sociale. A farsi portavoce della richiesta dei primi cittadini è il sindaco di Avellino Paolo Forti, che chiama in causa Florio e annuncia che sull'avvertenza non ci sarà nessun passo indietro. Posso dire tranquillamente, rappresentando la voce di tutti i sindaci presenti stamattina, che noi siamo fermamente convinti di opporci con tutte le nostre forze a questa politica di tagli lineari che non hanno alcun senso, ma che servono solo a far quadrare i conti evidentemente della direzione generale dell'ASL. Rispetto a questo noi chiederemo stamattina stesso un incontro formale, ufficiale, col direttore generale dell'ASL per avere chiarimenti e per esercitare il nostro potere di indirizzo rispetto alla politica sanitaria in questa provincia.